per prima cosa devi risolvere tutti i conflitti dentro di te confidando in Dio. Porre fine alla tua indole corrotta e capire bene la tua condizione. Devi sapere cosa fare e condividere ciò che non capisci. Non conoscere te stesso è inaccettabile. Cura prima la tua malattia, leggi e contempla le parole di Dio. Vivi e agisci seguendole. Ovunque tu sia, permetti a Dio di regnare in te. Lascia le sue parole dominare. Abbandona la carne e la naturalezza. Vivi secondo le parole di Dio per cambiare la tua indole. Ora devi concentrarti sulla vita, nutriti di più delle parole di Dio. Vivile e conoscile, falle diventare la tua vita. Cura prima la tua malattia, leggi e contempla le parole di Dio. Vivi e agisci seguendole. Ovunque tu sia, permetti a Dio di regnare in te. Lascia le sue parole dominare. Abbandona la carne e la naturalezza. Vivi secondo le parole di per cambiare la tua indole. Come può maturare la vita di chi non vive secondo le parole di Dio? Vivi sempre le sue parole, fa che siano il tuo codice. Permetti a Dio di regnare in te. Lascia le sue parole dominare. Abbandona la carne e la naturalezza. Vivi secondo le parole di Dio per cambiare la tua indole. Non preoccuparti se la tua vita non sta cambiando. Giungerai.